I cinque comuni della Media Valle del Calore, unitisi nel 2014, si ritrovano per mettere a punto i progetti per l'anno in corso. Mirabella, Taurasi, Fontanarosa, Luogosano e Sant'Angelo all'Esca, dopo aver espletato la parte burocratica, passano a verificare quali sono i servizi che possono essere associati e sperimentano l'unione. La riunione al comune di Mirabella. Abbiamo proceduto ad approvare lo statuto e a nominare tutti i comuni i propri rappresentanti all'interno dell'Unione. Chiaramente c'è stato un momento di freno verso la metà dell'anno 2015 perché non si capiva bene se partivano i servizi associati che poi sono stati rinviati con l'ultima legge sulla proroga dei termini. Al centro della riunione l'attivazione della centrale unica di committenza per le gare d'appalto e la fornitura di servizi. Siamo qui riuniti sia per far partire la centrale unica di committenza che abbiamo avviato anche lo scorso anno e sia l'Unione dei Comuni, quindi a procedere alla convocazione dell'Assemblea dell'Unione per eleggere la Giunta e per far partire anche tutte quante le convenzioni per i servizi che dobbiamo associare. Io non credo ci saranno dei vantaggi tangibili, nel senso che per la centrale unica di committenza, lo stavamo dicendo in riunione, siamo obbligati, cioè il problema che noi abbiamo oggi è che lo Stato impone delle scelte, non le fa nascere dal basso. Cioè l'esigenza di fare la centrale unica di committenza non è nata come esigenza dei comuni di mettersi insieme per fare la centrale, ma è un'imposizione dello Stato. Nel frattempo l'Unione punta ad allargarsi. E spingeremo perché Paternopoli si associ alla nostra Unione. Quando abbiamo fondato la nostra Unione, agosto, quando abbiamo cominciato a parlare dell'Unione verso settembre, agosto-settembre del 2013, noi abbiamo invitato anche l'allora sindaco di Paternopoli, Felice De Rienzo, che per una sua personale opinione riteneva che non utile l'Unione, quindi per questo non partecipò, ma fu una scelta personale dell'allora sindaco. L'attuale sindaco è più, diciamo, è ben disposto da questo punto di vista, però chiaramente dovranno verificare ancora aspettative o quant'altro, perché Paternopoli bazzica anche sulla zona di San Manco, di Giussano, quindi loro stanno valutando se diciamo, aderire alla nostra Unione oppure all'altra Unione. Però io mi auguro che si convincano e aderiscano alla nostra Unione e si cerchi di allargare sempre di più questo cerchio.